RLB, in collaborazione con Sorical, azienda di gestione dei sistemi idrici e del servizio idropotabile, presenta la rubrica Percorsi d'acqua. Insieme per imparare come, in sicurezza, l'acqua arrivi dalla fonte attraverso la rete idrica nelle case dei cittadini. Bentrovati ad una nuova puntata di Percorsi dell'acqua, la rubrica di RLB Radioattiva in collaborazione con Sorical, anzi proprio di Sorical parliamo, ma soprattutto parliamo dell'acqua, di come l'acqua arriva anche nei nostri rubinetti, di come è gestita ovviamente da Sorical e di cosa Sorical gestisce relativamente al ciclo e al percorso che fa proprio l'acqua. E vado subito a dare nuovamente il benvenuto ai nostri ospiti. Innanzitutto con me conduce la trasmissione Francesco Stradicò. Ancora buongiorno Francesco, ciao. Buongiorno. E poi abbiamo l'ingegner Sergio De Marco, che è il direttore, lo ricordiamo, dell'area operativa di Sorical, e Adriano Mollo, responsabile della comunicazione di Sorical. Buongiorno. 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 Buongiorno a tutti voi. Allora, questa trasmissione si chiama Percorsi dell'acqua. Abbiamo dato proprio questo nome, forse un po' per dare anche delle risposte a chi ci ascolta, ai cittadini che vanno a contatto con l'acqua direttamente dal rubinetto di casa. Cioè potrebbe essere, come dire, proprio è il primo step, no? I cittadini usufruiscono di questo servizio direttamente. Vanno a casa, aprono il rubinetto. E allora io vorrei iniziare questa puntata, questa nuova puntata, proprio andando a ritroso. Cioè qual è, diciamo, tutto l'iter o comunque il processo che porta l'acqua nei nostri rubinetti, però andando all'indietro. Sì, il gesto dell'apertura di un rubinetto è semplicissimo. Io lo apro, lo alzo, giro una manovella, esce l'acqua. Quindi questo significa che dietro il rubinetto c'è un tubo dentro il quale l'acqua è in pressione, cioè una pressione grosso modo 2-3 atmosfere, che quindi gli consente di uscire più o meno velocemente, quindi di lavarmi i denti o di fare ciò che occorre. Quindi alle spalle di questo rubinetto c'è un tubo che poi a sua volta, risalendo lungo il percorso, è un pezzo di una complessa ragnatela che si chiama rete di distribuzione interna al centro abitato. Ora pensiamo a una città complessa, pensiamo per esempio alla città di Cosenza dove siamo adesso, c'è una rete che si estende sicuramente per centinaia di chilometri. Si può pensare che ogni strada, ogni traversa della città di Cosenza ha sicuramente una o due linee che la percorrono parallelamente, dalle quali poi si distaccano tutti i tubi che entrano dentro i condomini e dai condomini poi entrano dentro le case private. Questa rete, che si chiama, l'abbiamo detto, di una rete di distribuzione, viene alimentata, cioè viene tenuta in carico da una serie di serbatoi. Questi serbatoi, immaginate, sono delle grandi vasche, sempre facendo esempio la città di Cosenza, della dimensione di alcune migliaia di metri cubi, quindi alcuni milioni di litri d'acqua, e sono ovviamente nei nodi più alti della città. Per esempio, sempre a Cosenza, uno è a Cozzo Moio, uno è a Cozzo Pantoscia per Rende, uno è sul Colle del Merone e così via. In questi serbatoi poi degli altri sistemi infrastrutturali, cioè i cosiddetti acquedotti esterni, portano l'acqua che arriva a sua volta dalle fonti di alimentazione, che possono essere pozzi, sorgenti, laghi, fiumi, a seconda dei casi. E diciamo, il territorio della regione Calabria è talmente vario e talmente complesso da un punto di vista proprio orografico che offre una moltitudine di situazioni differenti. Anche Cosenza in particolare è alimentata da tante fonti, da tanti acquedotti, ciascuno con una fonte di alimentazione diversa dall'altra. Ecco, questo porta ad un vantaggio, cioè è un vantaggio avere molte fonti diverse, che magari ognuna di queste, diciamo, non riesce a servire tutta la città, oppure sarebbe un vantaggio avere una sola grossa conduttura? Sorical non gestisce tutto il sistema, quindi nel momento in cui il cittadino apre il rubinetto non fruisce immediatamente del lavoro di Sorical, perché la rete di distribuzione, almeno per il momento, è gestita direttamente dall'amministrazione comunale, lo dicevamo in una precedente puntata, salvo eccezioni, è il comune che gestisce direttamente la rete di distribuzione interna. Sorical porta l'acqua al serbatoio, che è questa vasca di compensazione tra l'acquedotto esterno e la rete di distribuzione che cammina lungo le strade della città. Tornando alla sua domanda, direi che non è un bene, cioè gestire tante opere diverse dal punto di vista del gestore è fortemente dispendioso, cioè impegna l'azienda e le sue squadre operative in una moltitudine di attività che potrebbero essere concentrate se invece ci fosse un'unica infrastruttura più grande, dove potrebbero essere concentrate gli sforzi, le azioni, anche le automazioni. Ma dipende dalla Calabria, è il territorio della Calabria che ha 409 comuni, ciascun comune ha tantissime frazioni,
e c'ha molte piccole o medie fonti distribuite sul territorio, quindi non c'è una enorme, una grande fonte di alimentazione dalla quale sarebbe stato possibile alimentare l'intero territorio regionale o interi pezzi più o meno vasti del territorio regionale. Allora, noi facciamo intanto una piccola pausa. Adesso, tra poco però, preannuncio, vorrei capire perché, per esempio, una città come Cosenza viene alimentata da una fonte che è anche abbastanza lontana dalla città. Adesso ce lo dirà tra poco. Ci fermiamo intanto per un attimo. Percorsi d'acqua. Soddisfa la tua sete di sapere. Benvenuti, stiamo parlando dell'acqua, dell'acqua che arriva nei nostri rubinetti con questa nostra rubrica che si chiama appunto i percorsi dell'acqua insieme a Sorical, e in particolare l'ingegnere De Marco ci stava raccontando di come arriva l'acqua proprio nel nostro rubinetto di casa, e ci eravamo fermati su questo quesito perché una città come Cosenza prende l'acqua da un posto che sembra abbastanza lontano. Ecco, qual è il vantaggio di avere l'acqua che arriva da così lontano? È un problema di purezza, è un problema di comodità, ecco, ci dica. Beh, non è un problema, non era né la purezza né la comodità il motivo che indusse la Cassa per il Mezzogiorno negli anni 70 a progettare, per esempio, tra i tanti, l'acquedotto Abate Marco, ma che è l'acquedotto principale che rifornisce la città di Cosenza. Il problema è che gli acquedotti prendono la loro alimentazione dove questa è disponibile, e le città non sempre sono fatte o si sono sviluppate dove l'acqua è disponibile. Quindi, in particolare per quanto riguarda Cosenza, è vero che è sul fiume Crati, però il fiume Crati non rappresenta una fonte disponibile, cioè una possibile fonte di alimentazione sicura e di qualità per la popolazione di Cosenza. E quindi, diciamo, tutti gli studi antichi, parliamo comunque degli anni, insomma, di molti decenni fa, si orientarono nell'identificazione di fonti comunque o dal massiccio Silano oppure dallo spartiacque Tirreno Valle del Crati, dove poi è stato realizzato l'acquedotto Abate Marco. Quindi, diciamo, sono considerazioni di opportunità, purtroppo non che indussero i nostri avi a realizzare queste opere così. L'acqua, ad esempio, che arriva nei rubinetti della città di Cosenza e se lo è, perché diversa da, ad esempio, l'acqua che arriva, non lo so, nei rubinetti di Crotone, della provincia di Crotone, della città? La città di Crotone è alimentata pressoché totalmente da acqua che viene dai laghi dell'Arvo e dell'Ampollino. Quindi i laghi della Sila, che furono realizzati negli anni 30 dalla Società Meridionale di Elettricità, negli anni 70 del secolo scorso, a opera della Cassa per il Mezzogiorno, sono stati in qualche maniera rimodellati e ristrutturati per consentire, dopo la generazione di energia elettrica, anche un cospicuo utilizzo sia irriguo che poi idropotabile. Quindi, a valle delle turbine idroelettriche che producono energia, l'acqua poi arriva a un grosso impianto di potabilizzazione che gestiamo noi, che è alle porte della città di Crotone, e da lì viene pompata e va ad alimentare i serbatoi di tutta la città di Crotone e di almeno una ventina di comuni della provincia di Crotone. E quindi quella è acqua di lago che viene potabilizzata dopo un processo di trattamento chimico-fisico. Completamente diverso è il quadro della città di Cosenza, che viene alimentata sostanzialmente da due acquedotti, che sono l'acquedotto Bufalo e l'acquedotto Abate Marco, i quali, rispettivamente, l'acquedotto Bufalo ha tanti, trasporta l'acqua di alcuni gruppi sorgentizi che stanno nella Presila, comunque nel comune, intorno al comune di Rogliano e più a monte, mentre invece l'acquedotto Abate Marco trasporta a Cosenza e tanti altri comuni prima di Cosenza le acque captate dai gruppi delle sorgenti Abate Marco e delle altre acque captate lungo una lunga galleria di circa 6 km che passa al di sotto dell'Appennino costiero. E appunto, è abbastanza lontana dalla città, ma vuol dire che quell'acqua, però, se è stata scelta, beh, è buona ed è in abbondanza. Assolutamente, è acqua molto abbondante ed è nel panorama calabrese è una tra le acque di migliore qualità, perché sgorga da sorgenti che stanno a centinaia di metri di profondità sottoterra, quindi filtrata dal massiccio, cioè dalle montagne carsiche dell'Appennino, dello spartiacque costiero. Poi a queste si sommano anche altre acque di altre sorgenti, tipo la sorgente Capodacqua, insomma comunque tutte acque sorgentizie di grandissima qualità, tant'è vero che noi non facciamo alcun trattamento salvo una blanda disinfezione di garanzia, di copertura, diciamo così.
Io tra poco vorrei anche approfondire un altro argomento, che è quello, insomma, far capire anche la differenza tra la sorgente, il pozzo e il lago, di cui abbiamo un po', come dire, accennato. Torniamo tra poco. RLB Radioattiva, mi piace. Percorsi d'acqua, soddisfa la tua sete di sapere. Eccoci tornati a Percorsi dell'acqua, siamo con gli amici di Sorical, stiamo parlando un po' del percorso dell'acqua un po' a ritroso. Abbiamo iniziato parlando proprio dell'acqua che arriva, come arriva e perché arriva al nostro rubinetto, e abbiamo parlato anche della modalità, ad esempio, di come arriva l'acqua per esempio nella città di Cosenza piuttosto che in quella di Crotone, quindi anche la differenza della, noi la chiamiamo sorgente, ma in realtà, ingegner De Marco, la differenza è sostanziale tra ad esempio sorgente, pozzo, lago, piuttosto che invaso. Sì, assolutamente, diciamo, sono quattro aspetti diversi, delle acque completamente diverse, e in funzione della loro provenienza è necessario trattarla e gestirla in maniera diversa. Cioè, le acque noi prendiamo, pensate che tutto il patrimonio degli acquedotti che noi gestiamo prende acqua in poco meno di 400 fonti diverse, quindi 400 diverse fonti di alimentazione che servono ad alimentare 156 schemi funzionali diversi. Quindi le acque di un lago, di un fiume, si chiamano tecnicamente acque di superficie, acque superficiali, e ovviamente necessitano di essere potabilizzate. La potabilizzazione è un processo, diciamo, di norma che di tipo chimico-fisico, quindi, diciamo, si devono aggiungere delle sostanze. In sostanza entra acqua grezza, si aggiungono dei prodotti chimici, avvengono dei processi chimico-fisici dentro un impianto, esce acqua potabile e dall'altra escono fanghi che noi smaltiamo e scarichiamo con dei contratti di smaltimento perfettamente a norma di legge. Completamente diverso è il quadro delle acque di sorgente, perché le sorgenti ovviamente vengono scelte, realizzate, fatte con tutta una serie di accorgimenti grazie alle quali l'acqua esce già direttamente potabile. L'unico trattamento che noi facciamo, e lo facciamo lungo la filiera che la porta fino ai serbatoi e poi nelle case, è quella di aggiungere dell'ipoclorito di sodio o del biossido di cloro per dare una disinfezione, cioè togliere dei batteri che potrebbero essere presenti, oppure soprattutto dargli una copertura per renderla immune da possibili aggressioni di batteri che l'acqua potrebbe incontrare lungo il suo percorso. Ecco, prima di andare alla chiusura, una domanda per Adriano Mollo, che si occupa appunto della comunicazione. Non essendo un tecnico, vede le cose un po' forse come le abbiamo viste noi, perché io ho visto delle fotografie e dei filmati di questi impianti, per esempio in particolare che riguardano la Bate Marco, che sono imponenti. Sono imponenti e sono straordinari. Secondo me sono opere pubbliche che oggi difficilmente potrebbero essere costruite, perché la Cassa per il Mezzogiorno, ho scoperto, insomma, parlando anche con l'ingegnere De Marco e anche con tanti suoi colleghi, utilizzava, diciamo, delle progettazioni, un modo di fare, diciamo, degli anni 30, 30 anni fa, di 40 anni fa, che oggi probabilmente per realizzare un'opera pubblica vediamo che ci vogliono 10-15 anni, quelle opere invece le hanno fatte in pochissimi anni. Oppure, se andiamo ancora indietro, se noi guardiamo le dighe che sono state costruite negli anni 30, di cui si parlava in una precedente trasmissione, quelle dighe, ho scoperto che sono state costruite in 3 anni. Oggi per costruire delle altre dighe ci stiamo mettendo 40 anni. Si stava meglio quando si stava peggio, ecco. Probabilmente erano anche le procedure burocratiche che all'epoca erano diverse rispetto a quelle attuali. Ecco, ingegnere, vuole aggiungere qualcosa? Sì, la Calabria è un territorio difficile, no? Realizzare infrastrutture in Calabria, proprio per la sua morfologia, la sua geologia, è difficile. E infatti tutto il patrimonio infrastrutturale, anche degli acquedotti della Calabria, è veramente una grande palestra di ingegneria. Infatti uno dei motivi di orgoglio sia miei ma anche di tutti i ragazzi che lavorano con me è proprio quella di confrontarsi con delle difficoltà tecniche, con delle infrastrutture sia proprio dimensionalmente enormi ma soprattutto di enorme complessità, una complessità che in nessun altro posto, diciamo, dell'Italia pianeggiante, cioè della Lombardia, dell'Emilia Romagna o di territori più facili da un punto di vista morfologico si avrebbero. Lì l'acqua, anche la gestione degli acquedotti, è semplicemente la gestione di pozzi e di tubi che portano l'acqua in giro. La gestione degli acquedotti in Calabria è invece la gestione di centinaia di chilometri di gallerie, dighe, traverse fluviali, gruppi sorgentizi in posti, diciamo, che definire impervi e dire poco. Ecco, questa è una grande
sfida, diciamo, per un bel manipolo di ingegneri giovani che stiamo coltivando. Questo è molto importante. Allora guardiamo anche al futuro e allora guardiamo anche alla prossima puntata. Ci dobbiamo salutare. Grazie all'ingegner De Marco, grazie ad Adriano Mollo. Buona giornata. Il bene più prezioso, l'acqua, dalla sorgente fino alle nostre case. RLB, in collaborazione con Sorical, azienda di gestione dei sistemi idrici e del servizio idropotabile, presenta la rubrica Percorsi d'acqua. Insieme per imparare come, in sicurezza, l'acqua arrivi dalla fonte attraverso la rete idrica nelle case dei cittadini. Percorsi d'acqua, tutti i martedì alle 13. Soddisfa la tua sete di sapere. Contattaci allo 0984 40 19 40 o invia una mail a info@